Open your eyes. Inside. Salve e buongiorno a tutti quanti. Allora, nell'ultimo video, secondo video, il video doc che sto postando, ho detto che avrei parlato dei CE in questo video qui. Però prima di farlo mi sono detto, per chi non conoscesse Prerabatta, c'è un video che io ho filmato direttamente di persona in Sicilia nel 2016, se non mi sbaglio, sì, penso che sia 2016 perché nel 2017 venne a Palermo. Nel 2016 Prerabatta fece un discorso nella mitica località di Segesta, nell'antico teatro, credo, greco-romano, penso fosse greco, dove lui parlò anche in diretta radiofonica e televisiva per la Sicilia e i suoi dintorni, dove fu invitato anche Ficcare Piccone a parlare, ci sono dei video, dove lui parlò per la prima volta delle persone che non sapevano nulla. Vi linko il video dove voi potete, se avete voglia, ascoltare le parole di Prerabatta in modo da potervi fare un'idea e considerare se può essere degno di ulteriore ascolto in futuro o se siete a posto così. Però è giusto per fare un minimo di conoscenza del personaggio, farvi vedere come parla, gli argomenti che tratta, il fatto che non legge mai, che parla spontaneamente e come tocca i vari punti per poter mettere in risalto questa informazione importante che a me personalmente ha svelato il grande mistero della mia vita, ha colmato la grande mancanza della mia vita, cioè che la pace, a pace, ha origine, sgorga, abita, alla residenza dentro il mio cuore, come dentro il cuore di ogni essere umano, e non conoscerla, non averci a che fare, non frequentarla, per me era l'anello mancante che mi spingeva a muovermi cercando di trovare questo elemento che completasse tutto l'ambaradan degli accessori necessari per dire ecco, adesso ho tutto quello che mi serve per poter vivermi questo gran premio che è una vita umana. Non mi manca nulla. Prima mi mancava la benzina, o mi mancavano le pezzi del motore, o c'era qualche cosa che non andava, insomma. Adesso tutti i pezzi a posto e tutti i giorni ho la possibilità di prendere vantaggio di questa ricchezza che è dentro di me. Per cui il link è questo, io personalmente vi consiglio di guardarlo perché è molto, a parte profondo, molto spiritoso, molto delicato e molto efficiente, molto efficiente. Questo è un video che io non ho più trovato in rete, nel web, però per fortuna io almeno quella volta lì me lo sono registrato e posso mostrarvelo perché è uno dei tanti esempi che si può mostrare per far sì che le persone che non l'hanno mai sentito possano
ascoltarlo e vedere cosa succede. Bon. Veniamo alla spiegazione dei CE, dei falli artistici, che, come dire, intanto che io ne parlo, da qualche parte dietro di me, faccio andare senza sonoro il video che feci nel 1992, dove debuttarono per la prima volta i miei CE artistici. In questo video, che io feci nel 92 per il concorso di Bellaria Cinema Indipendente nella sezione corti, con il tempo massimo di 3 minuti e con un tema che veniva dato ogni anno, quell'anno lì il tema era l'orrore. Allora, riflettendo, come tutti gli anni, sul tema che davano, quell'anno lì, riflettendo sull'orrore, mi domandai qual è un'immagine, qual è un tema che io posso mettere sotto la lente del focus per sottolineare che cosa ci fa orrore o che cos'è l'orrore. E pensa che ti ripensa, non sono arrivato a nessuna immagine, cioè ho capito che non c'è nessuna immagine che non si può mostrare che faccia veramente orrore, nel senso no, non la posso guardare, anche le varie stragi che succedono, anzi mi sembra che la televisione ultimamente abbia quasi un prurito nel mostrare tutte queste robe truculente, a parte la guerra in Ucraina, la guerra in Palestina, i femminicidi, tutte queste cose truculenti di ammazzamenti eccetera, c'è quasi un gusto, proprio la gente è attirata da queste cose qui. Per cui mi disse, allora qual è un'immagine che io posso mostrare che fa orrore? E pensa che ti ripensa, arrivai a questa conclusione, è il fallo. Perché ormai, come dire, le donne nude o con le tette scoperte le vedi quasi nei quotidiani in prima pagina a pubblicizzare qualcosa, no? Mentre il fallo no, il fallo crea un po' di imbarazzo, questa cosa non si può mostrare, non si può vedere, eccetera. E decisi di fare questo video di cui non sapevo il titolo, l'ho scoperto strada facendo. E ci tengo a raccontare come è nato questo video, perché io, dopo aver preparato il set con tutto il viale dei falli già preparato, avere modellato la scultura base, avere fatto le varie copie, averle dipinte in vari modi, tra i baci perugina, mattoncini, perché allora il muro di Berlino era crollato da poco, e altre cose, eccetera. Insomma, ci è voluto del tempo per preparare il set. Ed ero pronto a girare la scena. Mi ricordo che mia moglie, mi sembra una domenica mattina, disse porto via i bambini così tu sei libero di fare il video senza nessun disturbo. Lei andò via e io a un certo punto, pensando agli anni precedenti, a tutti i concorsi a cui avevo partecipato e a tutte le delusioni che ho avuto da parte della giuria, non perché io pretendessi di vincere, però vedendo chi premiavano, guardando i lavori che facevo io, era sempre uno sconforto, mi dissi, cioè io devo fare un altro video, mandarlo a Bellaria, sottoporlo al giudizio di persone che non riesco a qualificare in maniera decente nella parentesi del cinema e ricevere di nuovo l'ennesima frustrazione. Tu non lo faccio più. Siccome in quel periodo avevo cominciato a fare la Davida nel garage di casa mia, decisi di... Il set era pronto, già con la telecamera, avevo già fatto tutti quanti i tempi, avevo deciso comincio dal nero, apro piano piano e finisco con nero e chiudo piano piano. Mi mancava solo il titolo, ho detto ma il titolo poi verrà fuori, no? L'importante era l'immagine.
sul quale volevo ironizzare un po', no? Per quello che ho dipinto i falli artistici, non ho voluto semplicemente mostrare la forma del fallo e basta, ho voluto lavorare un po' sull'ironia. Vado dentro al garage dove stavo modellando la Davida e mi sento una nausea inspiegabile che mi impediva di stare lì, mi impediva di stare lì. Allora a un certo punto, per un problema di salute, di star bene, sono uscito dal garage e sono entrato in casa. Nell'ultima stanza avevo preparato il set, la nausea mi era passata, siccome era tutto quanto pronto, schiaccio il pulsante REC, allora era una telecamera analogica con VHS, schiaccio il pulsante e comincio a fare la ripresa. Comincio a fare la ripresa, vengo su dal nero, piano piano, poi sparo la luce quando arrivo al livello ottimale, poi continuo a salire con la luce finché si satura tutto, i bianchi vengono assorbiti dalla luce, poi entro in zoomata e finisco il video. Come finisco il video, vi dico adesso devo metterli, perché il video era 2 minuti e 50 secondi, avevo rimasto 10 secondi per mettere i titoli, perché doveva essere 3 minuti compresi i titoli. Mi chiedo che titolo non gli metto, dico, faccio un paio di ipotesi, adesso non mi ricordo neanche quali, poi mi dico va, mi verrà in mente. Siccome avevo sete, dico adesso vado in cucina a bere un bicchiere d'acqua, attraverso tutte le stanze, perché allora abitavo in una casa dove avevo le stanze una attaccata all'altra. Io ero nell'ultima stanza, la stanza grande, bellissima, tutta affrescata, una bellissima stanza, faceva parte di un palazzo. Attraverso tutte le stanze vado in cucina. Mentre vado in cucina, stranamente avevo un piccolo televisore di 10 pollici a colori che utilizzavo quando facevo le riprese in esterna per avere un monitor visibile un po' più grande dell'obiettivo bianco e nero della telecamera analogica. E mi dico, ma strano che sia acceso questo televisorino, non c'è nessuno in casa. Dico, vabbè, mentre prendo l'acqua e bevo, sento pa, parte una sigla di un TG speciale, dove dicono, è successa una cosa gravissima, è arrivata la notizia, non sappiamo, però ce la stanno confermando, mi ricordo c'era Badaloni che parlava e diceva, ci hanno detto che è morto Borsellino, in questo momento è saltato in aria Borsellino. 2 mesi prima era morto Falcone e avevano ammazzato anche Borsellino. E io mi dico, wow, dico, questa sera il TG aprirà sicuramente con questa notizia. Preparo il videoregistratore, che allora oggi non si usa più, avevo sempre pronto, preparo il videoregistratore e mi registro il telegiornale delle 8:30. Prendo i primi 3 minuti di audio, lo metto sotto al video, vedo che ci stava perfettamente bene ed è venuto fuori anche il titolo, che è Cosa Nostra. Poi mi sono accorto col tempo, poi dopo presentai il video, perché il giorno dopo c'era l'ultimo giorno di chiusura per il concorso, perché eri fuori, consegno il video dopo 2 mesi vince per la prima volta nella mia carriera, vince il primo premio, perché, come dire, il corpo di Borsellino quasi era ancora caldo, fumava, mentre loro dovevano decidere chi doveva vincere e sull'orrore non hanno potuto non farmi vincere, non da solo, ex aequo con altri 2 che però io non so che lavoro abbiano fatto, non ho neanche voluto vederli. Però ho riflettuto e ho detto, ma quando io sentivo questa nausea che mi impediva di lavorare sulla Davida e non volevo più girare il video dei falli artistici, chiamato poi Cosa Nostra, in quel momento lì Borsellino stava saltando in aria, stava morendo e io stavo filmando queste riprese qui. E la combinazione, che poi non credo che fosse una combinazione, di trovare questo televisorino acceso in cucina, proprio in quel momento nel quale io sono andato a bere un bicchiere d'acqua e ho
colto la notizia della cosa che era successa e ho potuto elaborare il piano di prepararmi il videoregistratore per avere i 3 minuti di audio. È una cosa che nel tempo mi sono detto, ma che senso ha avuto questa cosa qui? Cioè, perché è intervenuta questa magia? Perché questa è stata una magia, un fatto irrazionale, ma concreto, reale, perché la nausea che io sentivo, che mi ha spinto a mollare la Davide in quel momento e andare a fare il video per il quale avevo lavorato almeno un paio di mesi per prepararlo. Si è fatto alla fine, no? Però mi dicevo, qual è il senso? Perché ho capito che il senso non poteva essere dovevo vincere il concorso. Poi, piano piano, col tempo, no? Questi attori falli, no? Questi attori falli, nel tempo le persone li vedevano perché facevano parte delle sculture del mio, come dire, patrimonio di sculture, di quadri, delle opere che ho fatto, le vedevano ed erano sempre fonte di sorrisi, simpatie, specialmente quelli dipinti a Bacio e Perugina. E mi ricordo che una volta venne uno che dice: devo andare a cena da Muti. E siccome so che lui è una persona molto spiritosa, gli voglio portare il cazzo fatto a Bacio e Perugina, poi se non lo gradisse te lo riporterò indietro. Io gliel'ho dato, lui non è tornato indietro. E per cui, insomma, di questi falli originali penso che non ce ne sia più nessuno in giro, sono andati tutti un po' o regalati o venduti, eccetera. Negli anni, però, perché sono passati 27 anni, questi falli artistici erano sempre presenti nella mia vetrina, no? E un giorno, Giuse Morando, la mia ex socia ora defunta, forse anche grazie alle scariche elettriche che ha subito tramite le vessazioni che la polizia municipale mi ha fatto con i vari verbali, sequestri e via discorrendo, io credo che abbia contribuito un bel po' a farla morire, a farle scoppiare il cuore. Magari è solo una mia impressione, forse magari sarebbe morto lo stesso, però sicuramente questo accanimento giudiziario nei miei confronti per aver fatto i falli e le multe. Ah, tra l'altro, la prima multa che mi hanno fatto, a parte i falli, hanno fatto la multa anche a questa scultura, perché secondo loro dicono che copulano. Si stanno inchiappettando, a parte che è tecnicamente impossibile, ma in realtà quello che mi hanno dimostrato è che il sesso non risolto ce l'hanno loro qui, se vedono sempre delle cose censurabili ovunque, perché loro puoi vedere qualsiasi cosa, una roba che parla del corto. E comunque, insomma, mi disse la Giuse, perché non ne dipingi degli altri con i colori fatti a Bacio e Perugino? Ma guarda, ci vuole molto tempo, eccetera. E allora optammo per rivestirli con le carte dei Bacio e Perugina. E feci una vetrina, no? Feci una vetrina con i vari falli, con carte Perugina, eccetera, e le persone che passavano davanti alla vetrina, che era molto frequentata, visitata, reagivano molto bene, facevano un mucchio di selfie, le persone le vedevano, no? Con la vetrina dietro, piaceva, no? La cosa. Poi un giorno vennero due vigili. E mi tenevo chiuso alla porta perché a volte entravano delle persone che ti volevano vendere e io non avevo voglia di stare a discutere, per cui li vedevo, facevo segno di no col dito e sento bussare, bom, 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 bom. Ma guarda, chi è? Vado, c'erano due persone in borghese,
che mi fanno vedere un tesserino che loro erano della polizia municipale. Allora apro, li faccio entrare, mi dilungo un po', ma bisogna che la racconto questa roba qui, perché sennò non si capisce perché io abbino il simbolo del fallo al tema della pace, non a lui per Ravatti, al tema della pace di cui lui il non plus ultra, non c'è nessuno al mondo oggi e neanche in passato c'è mai stato un maestro potente come Prerabat. E che fortuna per me averlo incontrato e averlo riconosciuto, nonostante la mia stupidità che regnava sovrana come un dittatore nella mia vita e mi faceva fare le scelte più autodistruttive che potessi mai fare. Insomma, morale, vengono dentro e mi dicono: e cosa fa qui? Dico: io sono un artista, abbiamo una società che si chiama La Ghianda, un'associazione culturale, e stiamo facendo un lavoro per creare un monumento alla pace e siamo in regola. Loro dicono: ah. Poi, alludendo ai cazzi, il veterinario dice: questi, dico, e questi mi servono per presentare il mio messaggio. Mi fa: e non li può spostare più indietro? Ecco, io lì, magari se la cosa succedesse oggi, forse avrei risposto in maniera diversa, cioè meno, come dire, meno di petto, meno di punta, no? Sarei stato forse un pochino più diplomatico, non per evitare guai, ma perché ho capito che anche loro, cioè quello che fanno, credo, lo facciano non perché sono consapevoli, ma perché sono abituati a vivere di protocolli, no? Gli dicono vai, picchia, e loro vanno e picchiano, non hanno potere di... Per cui, usando le parole giuste, come poi mi è successo, perché sono venuti varie volte a farmi dei sequestri, delle robe, eccetera. Mi ricordo uno degli ultimi sequestri, mentre lì che parlavo con il commissario capo, mi si avvicina quel poliziotto che era in divisa in quel momento, però quella volta era in borghese, e mi fa: scusi Montelli, facendo tutto un po' il mellifluo e cercando di pigliarmi per il culo, no? Scusi Montelli, potrebbe favorirmi un documento? Io stavo parlando con il commissario dei vigili urbani, il capo, diciamo, al quale avevo appena detto: voi venite qui ad offendermi. Lui dice: ma noi non vi abbiamo offeso. Dico: no, non mi avete offeso a parole, ma mi state offendendo coi fatti. Voi a me mi state dicendo che io non sono in grado di fare il mio lavoro. E in quel momento arriva questo qua: scusi Montelli, mi potrebbe favorire gentilmente un suo documento? Allora io lo guardo, il commissario era qui di fianco, gli dico: lei sa benissimo che io non sono obbligato a mostrarle o a darle i miei documenti, perché l'articolo 605 dice che io sono obbligato ad identificarmi, non a dare il mio documento, e voi sapete benissimo chi sono io. Il tipo guarda il commissario, io guardo il commissario guarda il tipo e gli dice: vabbè, allora scrivo nel verbale come dall'altro verbale, eccetera, così, no? Per cui da lì è iniziata poi i processi, dove finora sono stato condannato, adesso si è fermato tutto in occasione del Covid. Non so se la cosa riprenderà, comunque arriverà a una fine anche questa disputa giudiziaria, dove praticamente mi hanno tolto il diritto sancito dalla Costituzione, non solo italiana, ma anche europea, che sappiamo benissimo che la Costituzione europea non è nata per favorire il popolo, ma per dargli giù ancora più pesantemente. Nonostante tutto, l'articolo 3 della Costituzione europea dice che le arti e le scienze devono essere lasciate libere di esprimersi e non si possono censurare. Per cui mi hanno tolto il mio diritto di esprimere la mia testimonianza, il mio discorso artistico.
Però poi pensandoci mi sono detto, ma che potenza ha questo simbolo? Questo simbolo lo voglio prendere uno, no? Perché mi sono detto, cioè, ho fatto un mucchio di sculture, ho fatto la Davida, anzi ci sto ancora lavorando, anche se nata nel 92, ma siccome la Davida non è una scultura sola, ma a parte essere un oggetto scenografico per dei film di cui parlerò in un altro video, è anche un personaggio che io utilizzerò per raccontare storie cinematografiche, per cui tutto il lavoro che io gli sto facendo dietro sono cose che servono. Sarà vestito in vari modi, probabilmente la Davida è già incinta, dovrà partorire, diventerà un genitore che udicherà suo figlio o sua figlia o i suoi figli usando una consapevolezza più sveglia, più accesa, più integrale di quello che comunemente vedo non solo intorno a me a Ravenna, ma anche in Italia, in Europa, nel mondo, insomma, come consapevolezza siamo molto scarsi. Riassumendo la storia che ci hanno tramandato da qualche migliaia di anni a questa parte, cosa facciamo noi esseri umani? Ci diamo delle gran legnate in testa, ci massacriamo fra di noi, sempre con la promessa della pace. Spesso si dice, citando la frase latina, se vuoi la pace, prepara la guerra, si vus pacem, parabellum, no? E lui disse che scoprì che quello che coniò questa frase, mi sembra si chiamasse Vicinio, una roba del genere, era uno che vendeva armi all'esercito romano, per cui lui aveva tutta la convenienza di divulgare uno slogan del genere. Se vuoi la pace, fai la guerra. E adesso questa cosa sembra diffusa, mentre invece in realtà ho scoperto, grazie a lui, che la pace, sentirsi in pace, non significa assenza di guerra, perché anche quando non c'è guerra, tu la pace dentro di te non la senti e sei frustrato. E invece addirittura tu puoi sentire quel senso di appagamento, di completezza, pur essendo in guerra. Pur se ti ritrovi, tuo malgrado, essere coinvolto in un esercito che deve combattere, tu puoi essere in pace. Perché la pace è una connessione libera da qualsiasi limite esterno. Dipende da dove tu metti la tua concentrazione. Comunque, mi sono detto, ma come mai questo... Perché, tra l'altro, una cosa che successe, in base alle multe, poi Carlino fece un articolo, tutta pagina, perché, come si dice, l'argomento tirava molto, faceva prurito. Siccome noi esseri umani siamo tutti sensibili alla sensualità, la pubblicità è piena di allusioni sessuali, piena. A noi interessa queste cose. I siti porno hanno una visualizzazione internazionale altissima. Tutti quanti noi conosciamo il mondo del porno. Per esempio, i film che io faccio dove c'è l'eros dentro, no? Dove ci sono le prostitute, dove ci sono tante cose che hanno a che fare con il sesso, in realtà io non faccio mai vedere nessuna azione di coiti sessuali, perché non ce n'è bisogno, ce l'abbiamo già dentro la nostra testa, siamo strapieni di quelle cose lì. Per cui io faccio semplicemente i racconti dove ti evoco un sentimento, un'esperienza che hai già dentro di te, non ho bisogno di mostrarti le immagini le hai già te, innesco, accendo semplicemente quella scintilla di interesse che ti fa tenere gli occhi spalancati. Comunque, mi dicevo, come mai questo ad esempio si chiama C'è Story, no? Ho fatto un po' la storia partendo dal C'è, con questa scritta, eccetera, ma comunque adesso non è importante. Mi sono detto, perché questo simbolo, cioè questo, perché ero convinto quando ho fatto la scultura per fare cose nuove, di aver modellato semplicemente un cazzo, invece
facendomi questa domanda mi sono documentato sul perché, no? Abbia avuto una fama enorme, perché rilasciandomi al discorso di prima, l'articolo che ha fatto il Carlino su di me mi ha dato una notorietà incredibile, incredibile. A Ravenna c'era la processione davanti al mio negozio, perché io poi venivo, mi facevo i verbali e non li toglievo i falli dalla vetrina, anzi, ne mettevo di più. Ho costruito dei templi con tutte le colonne fatte con i falli, no? Perché mi sono detto, beh, la colonna è un simbolo fallico, allora mettiamogli il fallo direttamente, no? Allora mi sono documentato, ho guardato la storia, eccetera. Quindi ho visto che in tutte le culture, dove c'è una religione di fondo, il simbolo fallico è sempre presente. Sia nella nostra cultura mediterranea, noi veniamo da Dioniso, le processioni che vengono fatte adesso, dove mettono sui carri i santi, le madonne, i cristi, tutte queste cose qui, in origine questi carri, queste falofore, portavano in giro il casso di Dioniso. Nella religione indù, Shiva è rappresentato con un simbolo fallico. Nella religione dell'Egitto, che tutti prendono ad esempio, l'Egitto è stata la culla di tutti. Beh, in Egitto, Horus con Iside, eccetera, fanno tutto un gioco sul fallo del marito di Iside, che penso fosse, adesso mi sfugge il nome, comunque l'ammazzano, lo smembrano e la moglie Iside prende tutti i vari pezzi, lo ricompone, ma non trova il fallo e lo costruisce con delle pezze di pelle e cera, ricostruisce il fallo con il quale si accoppia e hanno un figlio, eccetera. Per cui il simbolo del fallo è presente in tutte le culture e mi sono detto, che cosa comunica? Perché è un simbolo. Una cosa che non sapevo è che il simbolo non comunica mai alla nostra mente un linguaggio, un qualche cosa di intellettuale, ma comunica un'esperienza che entra direttamente nell'istinto. Entra direttamente nell'istinto, in tutte le culture. E questo simbolo del fallo eretto comunica all'essere umano: tu sei eretto, sei sveglio, sei focalizzato sull'obiettivo che dà un appagamento, un senso di completezza nella tua vita, o stai dormendo? Questo simbolo ti dice: sei sveglio in tiro o stai dormendo e sei molle? Perché non sta facendo una coppola, sta dicendo, perché un fallo eretto vuol dire che tu hai una consapevolezza che ti sta tirando, che ti sta tenendo su. E allora mi sono detto, siccome nel mio lavoro artistico, dove io racconterò la storia della pace e utilizzerò la fantasia, non il fantastico, perché il fantastico è qualcosa che non avverrà mai. Non ci saranno mai supereroi che si alzano, vanno in giro, hanno superpoteri, queste sono cose che non succederanno mai. Ma le cose fatte con fantasia possono anche diventare reali nella vita. Allora, utilizzando la fantasia, io parto nel mio racconto, dove la Davida è un oggetto scenografico importantissimo, talmente importante che non ho fatto solo un oggetto scenografico che finito il film lo butti via, ma una scultura sul quale ho lavorato tantissimo, tantissimo, usando tutta la mia conoscenza. Ho preso una scultura e quando tu la vedi, siccome un simbolo parla, tu dici: io l'ho già vista questa scultura, perché ha la posa del David, famosissima in tutto il mondo, e il David stesso, la posa che ha, è una posa che nell'antica Grecia, nell'antica Roma, si è vista tante volte. Per cui quella posa lì della Davida è qualcosa che tu già conosci. E siccome l'essere umano diffida di tutto ciò che non conosce, vedendo la Davida, inconsciamente dice: ah, posso non diffidare di te, ti conosco, per cui
avere un'apertura, cioè non perdere troppo tempo per sentire di che cosa si sta parlando. E allora, partendo dal primo film dove la storia inizia con e la sceneggiatura molto, come dire, il soggetto, non sceneggiatura, il soggetto del primo film molto definito, che si chiama Perbacco, parte 2 ore dopo la crocifissione di Gesù. E al tempo di allora Scopas, questo attore, questo scultore che è esistito nella realtà, magari in un'epoca diversa, ma io con la fantasia faccio quel che mi pare, al tempo di Gesù lui modella la Davida. E modella la Davida su ordine di Pilato perché deve fare, ma di questo ne parleremo più avanti. Però il punto è che nel tempo di allora questo simbolo qui era il Padre Pio di oggi, era la scultura dei santi che qualcuno venera oggi, che adora oggi. Solo che questo simbolo diffusissimo al tempo dei Romani, li mettevano nei giardini, li mettevano nelle collanine al collo dei bambini come protezione dal malocchio, nelle case c'erano tutti questi falli perché era una protezione contro la sfiga, contro il malocchio. Se ti invitavano a cena, tu non portavi un mazzo di fiori o una bottiglia di vino come si fa adesso, ma tu, invitato al padrone di casa, gli portavi un fallo. E se ne vedono tanti, e più il fallo era grande, più il padrone era contento perché era un buon augurio che veniva dato, non era una maledizione. Per cui si vedranno, partendo da allora, questi simboli, e non mi stupirei se avrò la possibilità di realizzare tutti e 4 i film, o 5, come dice Gianfranco Tondini, personaggio col quale io mi interfaccio per la scrittura di tutte, sia dell'Amore alle spalle che dei film che voglio fare. Lui dice che saranno 5. Vediamo. Secondo me sono 4, però potrebbe essere. Non mi stupirei alla fine dei film che le persone cominceranno a sdoganare questa cosa, a non averne paura e a mettersi lì in casa. Perché il potere del simbolo non lo puoi eliminare. Ah, una cosa, poi chiudo. Una cosa che ho scoperto, i cornetti contro la sfiga, i cornetti portafortuna napoletani, rossi, in realtà erano tutti falli, tutti, che la censura ha modificato, ne ha modificato la forma, le ha fatti diventare quasi delle armi, no? Delle cose che ti pungono, ti possono ferire, ed è come aver cambiato l'indirizzo su un pacco postale. Se questo simbolo qui ha un indirizzo che ti dice ascoltati, svegliati, sii eretto, se mi cambi la forma non mi arriva più quel messaggio al mio istinto, me ne arriva un altro, un cornetto. Cosa mi dice un cornetto? Boh, porta fortuna, credendo che la fortuna dipenda dal caso, mentre invece, grazie a Preravat, che mi ha chiarito tante cose, lui disse, fare tante cose, anche questa frase qui, la fortuna non dipende dal caso, ma dalle scelte che facciamo. Dalle scelte che facciamo dipendono la fortuna o la sfortuna. Ecco, io poi non so se riuscirò in grado di realizzare materialmente nella vita i film, costruire il mio Colosseo dove poter invitare Preravat perché c'è gente interessata ad ascoltare. Non lo so se riuscirò a farlo. Ci lavoro al meglio di quello che posso perché è un piacere completo che io posso vivermi. Però posso farlo virtualmente. Forse anche grazie all'intelligenza artificiale
che sto un po' studiando per capire bene un po' alcune cose, potrebbe essere che posso farlo virtualmente. E ha anche senso, perché qualsiasi cosa si fa, prima devi fare il progetto. Dopo dal progetto si passa alla realizzazione, la stampa in 3D, tutto quanto, eccetera. Per cui lo farò minimo virtualmente. Riaprirò Messaggeriamo con tutte le sue rubriche per comunicare il tema della pace. Voglio raccontare la storia della pace per quello che io sono in grado di recuperare partendo dall'antichità. Perché è una cosa che io non sapevo, nessuno mi ha mai detto, nonostante che mi hanno ammazzato di catechismo quando ero un bambino, nessuno mi ha mai detto che c'è stato sempre un maestro presente nel mondo, fin dall'inizio, che in tutti i popoli ha parlato all'inizio a poche persone, poi queste persone hanno propagato il messaggio fino a diventare proprio delle religioni che erano già diventate una roba contro l'essere umano, perché finché il maestro è vivo può dirti sì o no su qualcosa. Una volta che il maestro è morto, gli metti in bocca le parole che vuoi tu e manipoli le persone, gli fai credere il contrario di quella che è la loro natura. Non lo so, forse dimentico ancora di dire qualcosa, so che il video comunque è andato molto lungo. Però spero di aver dato un minimo di chiarezza a perché questo simbolo è abbinato alla pace. Perché nell'antichità sono culo e camicia, sono pappa e ciccia, sono Franco e Ciccio, sono Stanlio e Ollio, sono inseparabili. E allora io racconto qualche cosa che non è altro che la verità, la verità. Per cui non so se qualcuno mi si accoderà o se continueranno a ignorarmi. Per fortuna io non leggo la mia soddisfazione a quanti followers, anche perché io non voglio essere un influencer, prima di tutto perché non lo sono e non mi piace neanche avere l'influenza. E poi anche perché qui di influencer veri che ti possono cambiare la vita in maniera sostanziale, io ne conosco solo uno ed è lui. E spendere gli ultimi anni della mia vita su questo tema e sul suo messaggio e sulla sua missione, per me io non potrei investirla la mia vita in modo più efficiente, più proficuo. Bon, per adesso finisco qui. Il prossimo video di cui parlerò non so che cosa potrebbe essere. Potrebbe essere la Davide, i film, il libro L'amore alle spalle, parlare della ghianda, dei portuali di Ravenna, perché devo parlare dei portuali di Ravenna. C'ho un'urgenza, devo parlare dei portuali di Ravenna e mi metto le ganasse perché è ancora presto, ci devo arrivare al momento giusto, perché come diceva una volta qualcuno, non lui, ma qualcun altro, un intervento giusto, fatto al momento sbagliato, rende l'intervento giusto sbagliato, un errore. Per cui spero di essere in sintonia con i tempi per poter parlare dei portuali e di quello che può succedere al momento giusto. Per il momento vi ringrazio, vi saluto e vi bacio come se fossi lì vicino a voi.